del 2014 appena trascorso. Sì, buonasera. Il bilancio. Il bilancio richiama, diciamo, echeggia un'attività aziendale. In realtà noi non siamo, diciamo, al governo di questa azienda, noi siamo all'opposizione con, diciamo, un gruppo sparuto ma combattivo di consiglieri comunali eletti per portare la voce della città al consiglio comunale. Per quanto mi riguarda, nella mia veste di segretario, mi sono posto come obiettivo quello di far crescere il consenso intorno al Partito Democratico, perché questo gruppo da sparuto possa finalmente tornare ad essere nutrito al punto da tornare al governo della città, per fare tutto quello che non è stato fatto dagli altri. La prima cosa che mi viene in mente è che nel panorama geografico locale, la città di Monopoli purtroppo, benché resti meravigliosa sotto gli aspetti che a noi tutti noti, quelli geografici, del turismo, del mare e delle molteplici attività che hanno prodotto senz'altro un miglioramento in senso complessivo della città, ecco, però ecco, manca una raccolta dei rifiuti degna di questo nome. I cittadini monopolitani pagheranno ancora una volta delle tasse salate per non avere un servizio all'altezza di quelli che sono ormai attivi nelle città vicine, penso a Fasano, che in pochissimo tempo, ma anche Conversano e arriva a Polignano, sono arrivati a numeri piuttosto alti. Penso a opere piccole che però sono simboliche, l'Anello del Borgo, per esempio, di Piazza Vittorio Emanuele, che è un cantiere sempre aperto e che lo rimarrà fino a quando non verrà risolta questa enorme, diciamo, scempiaggine che è sotto gli occhi di tutti, di tessere, di asfalto che vanno via ogni giorno e che mettono in pericolo anche semplicemente i ciclisti che si vogliono favorire attraverso delle infrastrutture a loro rivolte, ma che non esistono. Quindi voglio dire, non voglio dilungarmi sulle tante inefficienze, insomma, delle quali ho parlato, soffermandomi soltanto su alcune che sono, diciamo, sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, ecco, tuttavia vorrei che tutto questo però non suonasse come una lamentela tout court. Noi lavoriamo perché dai nostri scranni provengano delle proposte, come per esempio quella della vendita diretta del pescato, delle quali senz'altro parleranno i consiglieri, perché è principalmente loro la paternità, ecco, attraverso la quale veramente si potrà produrre un servizio adeguato alla richiesta dei cittadini e che potrà rilanciare anche l'economia di un settore purtroppo in crisi come tanti altri. Questo è quello che secondo me un'opposizione dovrebbe, deve fare e sta facendo. Essere non solo opposizione e far mettere sotto gli occhi di tutti quelle che sono le inefficienze, ma anche essere propositivo e non per, come dire, lavorare con il governo della città che non ci appartiene, ma perché appunto i problemi della città vengano risolti. Ecco, il nostro principale obiettivo è che i problemi della città vengano risolti e per questo ci adoperiamo ogni giorno. Noi siamo convinti ancora una volta che questa amministrazione non abbia un navigatore, che quindi amministri senza avere una direzione. Non è un caso che negli appuntamenti fondamentali, che sono quelli del bilancio, dove i progetti poi hanno una loro traduzione in stanziamenti, in investimenti, lì noi abbiamo sempre votato contro. Perché in quel momento noi, guardando proprio in trasparenza e con particolare attenzione tutte le voci, tutti i capitoli di bilancio, troviamo ancora una volta che nulla cambia a Monopoli e nulla è cambiato. Per cui, dinanzi a quello che noi crediamo sia un fallimento amministrativo, che va un po' così di intervista in intervista, di spot in spot, nel tentativo di farsi belli,
Noi abbiamo tentato e abbiamo realizzato che cosa? La formazione in città di un partito e di un gruppo consigliare utile. Noi siamo per una politica utile, che aiuti la città, che ascolti la città e che possa dare delle risposte e soprattutto delle proposte. E quindi, dinanzi per esempio a quello che è stato il fallimento in questi anni delle politiche dedicate alla pesca, noi ci siamo riuniti, abbiamo studiato, abbiamo progettato e abbiamo fatto una proposta. E devo dare atto all'amministrazione di aver avuto almeno la lucidità e il buon senso di aver accettato nell'ultimo consiglio comunale dedicato al bilancio questo nostro emendamento che propone la vendita diretta del pescato, che non danneggia nessuno ma arricchisce la città e diventa anche un'attrazione turistica, perché noi siamo ancora lontani turisticamente da essere una città di mare. Non abbiamo per esempio un attracco per coloro che si devono imbarcare, non abbiamo un adeguato sistema di pescaturismo, siamo ancora lontani da quello che dovremmo essere. Certo, c'è stato anche un impegno mio personale su alcune vicende abbastanza note che hanno visto alcuni pescherecci monopolitani sequestrati in terra adriatica, in terra d'oltremare, quindi sulle coste adriatiche dei cugini adriatici, ma al di là di quello che è stato un impegno sul quale ho avuto anche il conforto dei miei colleghi, il conforto del segretario, il confronto anche degli organi di partito, io credo che questa città sia ancora indietro. E allora il nostro impegno è quello non di fare un'opposizione, l'ho sempre detto in Consiglio Comunale, capricciosa, per cui ogni cosa che dice il sindaco, ogni cosa che propongono gli assessori vedono noi contrari. Noi siamo sempre sulle proposte molto lucidi, accogliamo le cose che fanno bene alla città, ma respingiamo tutto. E non è l'ultima cosa fondamentale, non è un caso che abbiamo votato contro il bilancio, perché in questo bilancio era contenuto una misura di aumento delle quote per la refezione scolastica, sulla quale noi non a caso stiamo per presentare subito, insomma abbiamo praticamente già presentato un'interrogazione al sindaco, perché riteniamo che su questa vicenda ancora una volta l'amministrazione non sia stata adeguatamente saggia e che abbia sbagliato. Allora, come diceva Michele, il problema che noi abbiamo spesso rilevato nei comportamenti amministrativi dell'amministrazione è la mancanza di una, a volte di una programmazione di alcuni passi fondamentali. Faccio degli esempi anche banali se vogliamo, ma che noi abbiamo comunque riportato. Quando si è a volte io direi si fanno delle operazioni che sono più che altro degli spot elettorali e pubblicitari, dietro i quali spesso c'è il vuoto proprio ideativo rispetto al controllo manageriale di queste cose. Mi riferisco per esempio alla questione del bike sharing. Noi abbiamo fatto il bike sharing, abbiamo speso e investito soldi su questa cosa, però ancora siamo partiti con una gestione non ottimale e molto in ritardo della questione. Altra cosa che noi abbiamo chiesto in consiglio comunale e non ci ha soddisfatto per niente la risposta dell'amministrazione è stata per esempio quella della realizzazione di una rete wireless nella zona industriale, rete per la quale sono stati spesi 100.000 euro di soldi pubblici provenienti da fondi FESR europei e che, per quanto ne sappia io al momento, non è ancora gestita e sulla quale io ho dei grossi dubbi che potrà essere gestita per una serie di problemi tecnici, quindi si rischia che rimangano 100.000 euro spesi senza che però poi questi vengano effettivamente utilizzati. Ma poi c'è la questione della mobilità urbana, per esempio. Noi sulle aree blu abbiamo spesso eccepito che quello che mancava era in maniera preventiva un piano della mobilità urbana. Ci fu detto in commissione e anche in consiglio che il piano della mobilità urbana costava troppo, non si poteva fare, intanto si dovevano fare i parcheggi, però poi se si va a guardare bene nella delibera con cui sono state adottate, è stata adottata la zonizzazione delle aree blu, si dice che vengono fatte in attesa di un piano urbano della mobilità, guarda caso.
E cosa rileviamo noi soprattutto di difetti in questa delibera? Questa delibera in effetti dovrebbe avere un grosso scopo, un grosso obiettivo, cioè quello di facilitare il turnover dei parcheggi nel centro murattiano e quindi aiutare i negozianti, nel senso che dovrebbe far trovare più facilmente parcheggio a chi da fuori volesse arrivare nel centro murattiano per fare shopping, per esempio, soprattutto nei periodi più caldi. Questo è il grosso obiettivo. L'altro obiettivo, diciamo, secondario dell'amministrazione è quello di incassare più soldi. Bene, secondo noi non sono stati centrati né uno né l'altro obiettivo. Perché? Se l'amministrazione ovviamente aveva un problema organizzativo nel fare questa delibera, cioè doveva trovare un numero sufficiente di posti auto perché potesse essere messa in gara la gestione. Al di sotto di un certo numero di posti nessuna ditta avrebbe trovato conveniente la gestione dei posti auto. Bene, siccome non si è voluto sovraccaricare il centro murattiano di posti a pagamento, si è trovato una serie di posti sulle strade prospicenti le spiagge, mi riferisco a Via Procaccia, al Capitolo, eccetera, e altri posti nel centro murattiano, adottando una soluzione mista, cioè una serie di parcheggi e di aree blu e una serie invece di altri posti e parcheggi liberi, che dovrebbero teoricamente servire al fabbisogno dei residenti, perché ricordiamo un altro problema grosso del centro murattiano di Monopoli: i grandi palazzi costruiti negli anni 60, primi anni 70, non hanno in gran parte parcheggi sotto e quindi i residenti, c'è una carenza di parcheggi sotterranei per i residenti. Questa cosa si è pensato di risolverla così, ma in realtà non si fa altro che mettere in concorrenza chi viene da fuori con chi risiede per questi parcheggi. Quindi non risulterà la nostra proposta. E poi c'è un altro problema: quando si pongono una serie di parcheggi a pagamento nelle strade prospicienti, le aree, le spiagge, le poche spiagge libere rimaste, si ha un effetto che noi vedremo quest'estate, cioè chi vorrà andare a mare in quelle poche spiagge ancora a pagamento, ancora libere, dovrà o pagare i parcheggi che già ci sono a pagamento oppure pagare questa volta anche per i parcheggi comunali. E quindi significa ulteriormente rendere più difficile l'accesso alla libera fruizione del mare da parte delle fasce sociali meno abbienti. Il problema, quindi, questa delibera non funzionerà per questa cosa, non funzionerà secondo noi per rendere più organico il turnover dei parcheggi nel centro murattiano. Sarebbe stato molto più semplice invece fare una serie di passi propedeutici, come per esempio i parcheggi periferici, una organizzazione vera di park and ride, non una organizzazione spot come è stata fatta finora. E poi eventualmente, se si voleva conseguire completamente l'obiettivo di alleggerire il traffico nel centro murattiano, una volta fatte una serie di opere preparatorie, si poteva pensare di rendere il centro murattiano completamente zona blu, lasciando ai residenti delle zone gialle, come fanno in altre città, destinate unicamente ai residenti con una mappatura dei vari posti necessari e disponibili a seconda del numero di residenti. Questo poteva essere fatto per le aree blu. Veniamo al bilancio, perché il bilancio è l'altro grosso banco di prova dell'amministrazione. Un'amministrazione che ha fatto della riduzione delle spese correnti un proprio grande merito, e in effetti noi abbiamo sempre riconosciuto che c'è stata una effettiva operazione per una riduzione delle spese correnti e quindi dello sbilancio tra entrate ed uscite correnti, ma
la critica che abbiamo fatto è che questa operazione è riuscita in parte soltanto grazie ad una serie di casualità, e le dico subito, e tra l'altro non è stata un'operazione che ha avuto il coraggio di incidere fino in fondo sui veri problemi del bilancio e quindi delle spese correnti comunali. Mi spiego meglio. La diminuzione delle spese correnti in gran parte è stata ottenuta con un'operazione detta di spending review che ha portato alla riduzione di una serie di spese. La gran parte di quelle riduzioni si è dovuta, è stata conseguita riducendo i fitti passivi per l'uso di immobili di proprietà non comunale. Ma questa cosa è stata resa possibile in gran parte dal fatto che ci è caduta, diciamo, tra capo e collo la chiusura del tribunale, della sezione staccata del tribunale. Questa ha reso disponibile un grosso contenitore completamente comunale che ha portato poi nel quale si sono potute concentrare tutte le ripartizioni che erano fuori in uffici non di proprietà comunale. Questo è stato la gran parte del risparmio. Si è ottenuta poi, per esempio, un'altra parte di risparmio privatizzando, esternalizzando in parte la gestione delle linee del trasporto urbano, ma noi diciamo è mancato il coraggio di affrontare veramente i nodi grossi del bilancio, che sono due: la redditività del patrimonio e il costo dei servizi a domanda individuale. Per questo noi abbiamo sempre detto in Consiglio Comunale che questa operazione ha il fiato corto, perché se, come è prevedibile, i sostegni statali si ridurranno ancora di più nei prossimi anni, si rischia di arrivare ad un momento in cui il vero grosso problema del comune sarà quello di scegliere tra mantenere i servizi a domanda individuale oppure tagliarli oppure aumentare in maniera indiscriminata il pagamento per renderli per le rette. Allora, va usato meglio il patrimonio, va reso più redditivo il patrimonio. Noi abbiamo tanto patrimonio poco valorizzato, spesso dato in maniera incongrua ad associazioni, non a parte alcune associazioni cui era veramente utile e giusto dare una mano, poi però il patrimonio in gran parte rimane spesso assolutamente trascurato e non utilizzato. Quindi c'è questa questione di redditività del patrimonio. Io penso a grandi contenitori come Palazzo Martinelli, che è stato in parte ristrutturato con fondi pubblici ma non è utilizzabile perché i restauri non sono completi. Penso a Palazzo San Leonardo, che non è assolutamente utilizzato. Penso a questi grandi contenitori ancora. E poi penso, per esempio, ai tanti contenitori sparsi per le campagne che non si riesce a vendere perché non hanno in questo momento un mercato, ma che potrebbero essere resi più utilizzabili. E poi c'è il problema di affrontare e rivedere in maniera radicale l'organizzazione dei servizi a domanda individuale: asilo nido, trasporto urbano, mensa scolastica, trasporto scolastico, tutte queste cose che sono essenziali per la vita dei cittadini, per fare una città più vivibile, che però costano in questo momento tanto e che invece dovrebbero essere rivisti. Noi abbiamo provato a lanciare delle provocazioni in Consiglio Comunale. Intanto, per esempio, abbiamo chiesto che venisse, durante l'ultima discussione sull'ultimo bilancio, che venisse istituito un gruppo di studio che una eventuale riorganizzazione dei servizi a domanda individuale, il trasporto urbano, il trasporto scolastico per esempio, per il quale noi spendiamo circa 800.000 euro l'anno, il trasporto urbano per cui continuiamo a spendere 600.000 euro l'anno nonostante sia stato esternalizzato come gestione, gli asili nido. Noi usiamo per esempio le attrezzature scolastiche soltanto nella ristretta fascia oraria che va dalle 8 alle 4, nei casi migliori, antimeridiane.
in molti altri comuni questo patrimonio viene messo a frutto, per esempio le strutture per gli asili dell'asilo nido in molti altri comuni vengono usate per fare le feste, vengono usate in un arco che copre l'intera giornata. Allora io dico che dovremmo trovare la possibilità e la fantasia per sfruttare meglio questo patrimonio e farlo diventare più redditivo, in modo che possa sostenere meglio la sua funzionalità sociale. E anche sul trasporto scolastico, per esempio, dobbiamo farci venire una serie di idee che possano migliorare sia il suo rendimento sia diminuire il costo. Tutte queste cose si devono fare, perché se non si fanno, il futuro sarà caratterizzato da un bivio atroce: o aumentare le rette o abolire questi servizi. Non ci sono assolutamente. Un'ultima cosa voglio dire, chiudo, che noi abbiamo sottolineato, è la battaglia che abbiamo fatto sulla manutenzione dei beni monumentali e storici, che attualmente vengono lasciati completamente a loro, abbandonati a se stessi. Mi riferisco per esempio alle mura di cinta, che sono completamente in stato di abbandono e invece non dovrebbero essere così, e mi riferisco a tanti altri monumenti che rimangono così. Invece una manutenzione ordinaria, costante, continua ci permetterebbe di evitare poi di dover spendere miliardi o milioni di euro per aggiustarli. Ovviamente non mi ripeterò sulle, diciamo, riflessioni e considerazioni che hanno già fatto i consiglieri che mi hanno preceduta. Parlando di battaglie, la prima che mi viene in mente è quella che abbiamo fatto sulla famigerata tassa di soggiorno. Ricordiamo che dall'11 luglio tutte le strutture ricettive di questa città hanno dovuto subire, quindi imporre ai turisti che sceglievano Monopoli come appunto luogo di destinazione delle loro vacanze una tassa. Su questa tassa la maggior parte, insomma, degli operatori turistici, degli albergatori, di chi direttamente o indirettamente aveva a che fare con il turismo e soprattutto impegnato nelle strutture ricettive, hanno messo su una seria protesta strutturata, hanno cercato sino alla fine di interagire con la maggioranza, con chi questa tassa aveva, diciamo, ideato, soprattutto sottolineando il fatto che veniva imposta a stagione ormai iniziata, quando i listini venivano di solito vengono appunto stabiliti, credo, intorno ad ottobre o comunque in autunno. Si è cercato in tutti i modi, insomma, di far cambiare idea a chi questa tassa l'aveva imposta, aveva pensato di imporla, dal nostro punto di vista prevalentemente per fare cassa. Infatti la paura, poi verificatasi anche, che è diventata reale nel corso di quest'anno, era che questi soldi non fossero realmente vincolati per essere utilizzati per quei servizi che realmente avrebbero potuto poi favorire il turismo. Quindi ipotizziamo tutti quei servizi che comunque già un comune dovrebbe fornire a prescindere. La tassa di soggiorno, nonostante le battaglie dei comitati, di quei pochi consiglieri comunali, di quelli qui presenti questa sera, che hanno votato contro quella sera, è comunque stata approvata da 15 consiglieri di maggioranza. Ricordiamo che il sindaco invece non ha votato, si è alzato, quello ricordo benissimo, quella sera ed è andato via, non ha votato quella tassa, ma credo che ha la responsabilità, in quanto primo cittadino, di averla comunque fatta passare in quella maniera violenta, e soprattutto anche da quello che poi nel corso di questo anno politico è stato confermato dall'assessore al bilancio, per esempio, non ha in realtà ottenuto un riscontro positivo sia in termini di introiti, nel senso che alla fine tutto quello che si era ipotizzato su queste entrate virtuali non si è rilevato
come dire, fondato, ma anche e soprattutto di utilizzo. Noi oggi ancora non sappiamo, pur avendo fatto più volte domande esplicite, come questi soldi verranno utilizzati, a riprova del fatto che probabilmente, come si temeva, finiranno nel calderone, insomma, insieme alla cassa del comune, più che servire allo scopo per il quale, diciamo, la tassa, nell'intenzione di chi l'aveva istituita, era nata. Un'altra battaglia che mi viene in mente è quella fatta in relazione all'Istituto delle Ancelle, al Santuario delle Ancelle. Ricordiamo che anche lì cittadini, comitati, alcuni consiglieri comunali si sono mobilitati perché questa amministrazione portasse avanti il giudizio civile che pure aveva intrapreso e che sul quale c'erano buone possibilità, appunto, di portare positivamente a termine, per la restituzione di quel suolo e per la restituzione dei manufatti, perché quella è una scuola, purtroppo bisognerebbe dire era una scuola, nata su un suolo che il comune aveva donato alle suore, ma con appunto la condizione che ci fosse una scuola, che lì sorgesse una scuola, no? Questo scopo chiaramente veniva meno nel momento in cui le suore hanno cessato l'attività, e quindi si chiedeva con una delibera, tra l'altro con un'altra delibera, si chiedeva di annullare tutta una serie di atti che il comune aveva appunto portato avanti, secondo noi, in maniera sconsiderata, e si chiedeva appunto di proseguire il giudizio civile in maniera che appunto quel luogo simbolo, perché di quello stiamo parlando, di questa città, rimanesse nel patrimonio del comune e fosse utilizzato per scopi che potevano servire al comune stesso. Anche rispetto a questo, quindi alla storia di una città ed un altro simbolo che, diciamo, la città rischiava di perdere, che poi nei fatti ha perso, questa maggioranza, anche di fronte alle più, diciamo, alle richieste più diciamo, disparate, anche di cittadini, di semplici persone che lì ci avevano lavorato, di insegnanti, di alunni, di rappresentanti più o meno istituzionali, anche di fronte a tutto questo, questa maggioranza, lo ricordiamo, appunto deciso di andare avanti, e quindi facendo perdere questa opportunità al comune, questo luogo che molto probabilmente voglio dire, tutto diventerà fuorché un luogo che poteva servire per come contenitore sociale, come sicuramente come luogo diverso da quello che si può ipotizzare essere un palazzo piuttosto che un parcheggio, perché io temo fortemente che questo, purtroppo, quel luogo diverrà. Come, e concludo perché siamo stati già abbastanza tutti, diciamo, lunghi, come ricordava qualcuno, però i bilanci si fanno ed è giusto che si facciano, ma all'inizio di un anno mi piace guardare soprattutto al futuro. Tantissime sono le battaglie che dobbiamo intraprendere. Con una battuta voglio appunto portare l'attenzione su un post che è comparso su Facebook di un sindaco di una città che faceva proprio ricadere l'attenzione su un argomento che può sembrare banale, che è quello della cacca dei cani, ma che invece diciamo arriva come una forte richiesta da parte dei cittadini che appunto vedono una città sporca, non curata. Ecco, questa è una metafora che mi piace utilizzare per dire che spesso ci sono tantissime, e noi li abbiamo diciamo toccati, diversi argomenti fondamentali che riguardano una città, ma ci sono piccole cose che ognuno di noi può notare girando per questa città, che con piccoli interventi di migliorie potrebbero davvero segnare la differenza. Io credo che un grande sindaco, una grande amministrazione si giudichi prima dall'attenzione che pone verso queste piccole situazioni, e questa città anche da questo punto di vista, secondo me, soffre tantissimo. Metafore a parte, ripeto, credo che l'impegno che ci vede e ci vedrà coinvolti per l'anno 2015 sarà sicuramente notevole, perché le battaglie che si hanno da portare avanti sono tante,
e le faremo tutte. Per tornare all'attività del Partito Democratico, a me piace ricordare che da poco più di un anno, da quando sono segretario, ho l'onore di essere il segretario di questo partito, che è il partito, diciamo, più importante a livello nazionale, e noi auspichiamo che lo diventi anche a livello locale. Ecco, mi sono occupato di cose apparentemente piccole, ma simboliche per quanto riguarda, insomma, l'obiettivo, l'orizzonte che deve avere un partito. Ecco, mi piace ricordare che il primo evento che abbiamo promosso grazie all'azione delle donne del Partito Democratico è stato l'evento in occasione della giornata contro il femminicidio. Ecco, io da lì partirei. Da allora abbiamo snocciolato una serie di eventi dedicati a problemi per molti più concreti, anche se io ritengo che quello sia un problema del quale dobbiamo occuparci proprio dal locale, partendo dalla base, perché i problemi grossi si risolvono partendo dalle cose, dalle dimensioni più piccole. E a proposito di eventi, mi piace ricordare ben due eventi organizzati per il nuovo ospedale, ecco, l'ospedale che verrà. Taluni temevano che questo ospedale sarebbe stato, come dire, avrebbe avuto, la costruzione di questo ospedale avrebbe avuto come risarcimento il depotenziamento dell'ospedale esistente, che l'ospedale esistente sarebbe stato messo in pericolo dall'ospedale che verrà. Ecco, noi non solo avremo il nuovo ospedale, perché mi risulta che il progetto è nelle mani di un tecnico a livello di ASL che sta portando avanti tutte le procedure per la costruzione del nuovo ospedale, l'ingegner Volpe, ma avremo anche la risonanza magnetica a Monopoli, finalmente, l'avremo proprio in questo periodo. Questo a riprova che un ospedale nuovo non può avere come risarcimento il depotenziamento dell'ospedale attuale, anzi l'ospedale nuovo verrà potenziato da strutture, quindi mezzi, ma anche uomini. C'è stata la nomina già di un nuovo primario, il primario dell'urologia, verranno nominati altri primari, a scaglioni, quindi questo ci dimostra che avverrà quello che noi abbiamo detto in tempi non sospetti, quando si facevano le proteste magari in pigiama in ospedale, e che l'ospedale nuovo è necessario, è importante, perché questo ce lo impone la Comunità Europea, ce lo impone una serie di rilevamenti fatti a livello anche internazionale, cioè che un ospedale non può insistere nel cuore cittadino, verrà fuori dalla città, sarà un ospedale grosso, sarà un ospedale moderno, sarà un ospedale all'avanguardia, ma questo ospedale verrà costituito, e noi speriamo che vengano rispettati i tempi, non diventino i tempi per esempio dell'ospedale della Murgia, che ha impiegato ben 20 anni per essere costruito, quindi questo evidentemente non accadrà. Noi vigileremo per questo, l'abbiamo fatto organizzando ben due eventi, ma l'abbiamo organizzato anche un altro di evento. Quello dedicato alle politiche giovanili, quello dedicato ai nidi, ai progetti per le nuove imprese, un progetto finanziato dalla regione, di cui appunto la regione è evidentemente promotrice. Abbiamo avuto l'assessore allo sviluppo economico che ci ha spiegato fino alle 10:30 di sera come poter attingere ai finanziamenti e chi ne aveva diritto. Però abbiamo avuto un assessore, un esponente regionale dell'Eccese, ne abbiamo avuto un altro appunto del Barese, ne abbiamo avuto un altro, insomma, qua più vicino, insomma, che ci spiegava quello che farà la regione. Ecco, come ultima cosa, ecco, mi preme dire che come segretario ci siamo mossi come partito, e io come segretario in testa, perché finalmente la città di Monopoli abbia un suo rappresentante a livello regionale. Questa è una cosa importante, che lo abbia del PD, che lo abbia del Partito Democratico, perché noi non si debba andare col cappello in mano al politico di turno, magari con tutto il rispetto per quelli che, insomma, lavorano e che provengono da altri territori, ecco, a farci da collettore. Noi ne vogliamo uno nostro. Vogliamo uno perché siamo sicuri che farà il bene della Regione Puglia, ma avrà un occhio di riguardo per la nostra città. E in questo senso stiamo lavorando alacremente perché finalmente il Partito Democratico di Monopoli abbia il suo consigliere regionale. Ecco, in linea con quello che hanno detto
i consiglieri, validissimi consiglieri comunali, tutti, sottolineo tutti. Ridò la parola a Paolo che ci darà un puntuale, uno spot sulla questione dei rifiuti. E poi se vorrà concluderà Michele. No, i rifiuti sono un argomento importantissimo perché per un semplice fatto il Comune spende più di 8 milioni di euro all'anno per la raccolta dei rifiuti. In questo momento abbiamo un contratto assolutamente carente e insufficiente. Lo si vede dai risultati della differenziata. Noi abbiamo l'ultimo dato porta una differenziata al 12%, mentre altri comuni circostanti sono oltre il 70%. Questo dato la dice lunga. Noi aspettiamo adesso che l'amministrazione mantenga la promessa di organizzare l'impegno di organizzare al più presto una gara per un nuovo contratto e aspettiamo che di questo si discute in consiglio comunale perché lì esporremo le nostre idee e ci piacerà confrontarci con la maggioranza per avere una riflessione globale della città su questo argomento importantissimo.